cambia, quindi non più una variante, ma questo brand di 10-15% di noi non lo fa nessuno. Perché siamo andati a vedere? Lo stile del vino. Non ho parlato di invecchiamento. Perché? Le armate. Perché loro non hanno 97. Non hanno 97. Dai 2 ai 3 anni. Non parlo dell'ultima maglia che ha una selezione della stile. 95, 83. Quindi dai 2 ai 3 anni. E storicamente un vino ha sempre affinato in bottegate. Quindi non trovate la nota di vaniglia, di vanille. Quindi non recipiente di cui, ma sempre molti grandi. Quindi un impatto molto diverso rispetto a quelli che sono i decimi che fanno affinamento di queste ricette. Quindi tradizionali, la botte grande serve per fissare quelle che sono le caratteristiche all'origine, quindi il preaffinamento del sangiovese, dei tannini, quindi smussare i tannini, aumentare, diciamo, lo scambio tra l'ossigeno esterno e le sostanze fenoliche che evolvono. Quello che c'è in più precipita naturalmente nella botte, quello che rimane è stabile, rimane nel tempo. Abbiamo un colore che è diverso rispetto alla Bernarda, perché forse sono molto delle varietà che hanno portato più colore, cioè il Merlot e il Fondo. Quindi abbiamo un colore più intenso, non tipo allo stesso grado del Sagrantino che è un 15 per esempio di colore, di impatto, di intensità, però chiaramente qualcosa di diverso. Poi lo apprezzeremo bene dopo, alla fine, come saremo la 2010 e la 1983, quindi due piani di colore. Quindi, molte grandi, lo stile cambia, il tannino si smussa, il vino diventa più morbido, più piacevole. Magari abbinate differentemente i piatti da abbinare a questo vino, sono piatti tendenzialmente un po' meno grassi, quindi non hanno bisogno dell'acidità, del tannino, della freschezza delle vecchie annate. Diventano vini che si possono abbinare a piatti di carne rossa, della bistecca. La bistecca non è un piatto grasso per eccellenza, io che comunque ho un padre della mia famiglia americana, cioè la bistecca fatta da americani è completamente differente dalla Toscana. La Toscana è senza niente, non c'è comunque, quindi è carne pura ed è molto delicata, quindi va abbinata a un brunello, va abbinata in campi classico, non c'è bisogno di tannini esagerati, è già un sono vini che si abbinano anche molto bene alla cucina in generale, la carne, non che non ci siano troppi condimenti che non va a togliere completamente vino, quindi anche il poco speziato non va bene con i campi classico. Si abbina ultimamente a tutti i piatti, portando tra il meglio e molto strutturato di meglio impatto, di meglio impasto. A livello di abbinamento, ve l'ho detto, a livello di impatto olfattivo, sarà poi Andrea che usa parole che sono molto belle, mi piace sentirlo parlare dei vini perché è bello confrontarsi, quello farsi dire dagli altri che cosa sentono dei vini. Perché noi lavoriamo nel quanto noi abbiamo un approccio di vini diverso da chi consuma, cerchiamo l'effetto, cerchiamo il miglioramento, cerchiamo l'aspetto tecnico. Chi invece è appassionato come voi, innamorato dei vini, di interprete ne parla in maniera diversa. Quindi è bello per sentire lui parlare di quello che sono in modo inferiore. Ecco, questo è un altro, ringrazio Gabriele che mi ascolta volentieri, ma è quello che in realtà cerchiamo di fare noi, diciamo, con la tizia, secondo me, è quello di, diciamo, dare una via di decodificare questo vino, perché non è che dobbiamo, in realtà il nostro lavoro non è quello di dire se c'è il cardamomo o il bergamotto o qualche tipo di vino, ecco, non è quello, quello è, diciamo, un modo di parlare. Quindi un vino deve essere ogni anno simile a se stesso, ma ogni anno dare un'interpretazione diversa di quell'animale. Quindi insomma un po' il vino non può essere più donna, perché si chiede tantissimo al vino, di essere tutto il contrario di tutto, di dimostrare che essere uguale ma essere diverso, che sa essere gentile e sa essere anche forte, deciso a seconda della situazione. Da 2004 è andata in Toscana, la fu salvata con tantissimo entusiasmo, anche perché arrivò proprio nel 2002-2003, per due annate tremende, tutta la pioggia.
Foggia del 2002 e tutto il caldo del 2003, insomma, il caldo prima di quest'estate era l'altro accordo ci riguardava il 2003. E curiosamente l'estate scorsa che è venuto tutto il tempo ricordava il 2002, perché a volte ci sono dei corsi storici. Quindi un'annata in cui però la maturazione di Luca era abbastanza semplice da ottenere, quindi quelle annate dove le condizioni sono buone si chiede anche a lui non solo di essere uguale a se stesso, di sfruttare il territorio sfruttare l'annata, ma anche di essere buonissimo. Sono annate in cui non può sbagliare, no? Quindi sentite che rispetto al 95 ovviamente è un vino molto più fine, molto più elegante, molto più classe, molto più leggero, però anche c'è questo profumo molto più premettante, molto più giovane, allo stesso tempo c'è più floreale, c'è più rosa, c'è più sensazioni di lavanda e c'è una sensazione più alta, particolare, ma è proprio più arioso, più leggero, più quella parola che è difficile da dire, no? La eleganza di un vino, proprio questo, no? Questo profumo che è pieno ma anche leggero, cioè intenso ma non è mai esagerato. Un vino che poi ha detto, sentite come mantiene tutte le promesse che aveva fatto già al palato, no? Il fatto di comunque essere bello, intenso, deciso, ma non essere pesante, non essere esagerato, non essere lì. Questo è un vino perfetto per tantissimi piatti, non necessariamente carne, ma anche si può anche pensare di ammirarlo qualcosa del pesce, perché è veramente un vino di una classe, un bel armonio, un bel equilibrio e soprattutto che ci mantiene in bicchiere esattamente quello che ci siamo aspettati al naso. Quindi una bella interpretazione, andata classica, leggera, distinta, con delle belle soddisfazioni e anche una bella persistenza, ma un vino veramente elegante che dice si muove un po' in punta di piedi. E adesso appunto attraversiamo il ritorniamo in Puglia per andare a salire il 2004 del Sagrantino, quindi anche lì prima del 1995 il Sagrantino ricordo soprattutto la giovane vita veramente impietoso, veramente profumato, quindi quando si sta confrontando con Sangiovese non rendiamo giustizia a nessuno di due se andiamo a misurare l'intensità romantica, è ovvio che sarà sempre più intenso il Sagrantino. A fare invece il Sagrantino, ed era l'aspetto difficile che Marco doveva raccontare, è proprio riuscire a mantenere elegante, perché avere potenza, avere struttura, avere frutto non è un problema. Riuscire a mantenere un equilibrato elegante vista la lavoratura. Prego Marco, siamo in 2004. Questo era anche lui, ho fatto. Allora, poi la stessa cosa diceva me. Lo scorrere di due anni particolarmente difficili.